oggi vi presentiamo in anteprima la nuova applicazione di TomTom. Allora, si chiama TomTom Go. La particolarità di questa applicazione è di essere free. Praticamente avete la possibilità di utilizzarla per 250 km il primo mese, con tutte le varie i servizi, tra cui il TomTom Traffic e segnalazione degli autovelox. Potete utilizzare la navigazione verso i contatti, l'indicatore di corsia è molto avanzato. Abbiamo le mappe in 3D. Le mappe comunque sono offline, potete scaricare le mappe di tutto il mondo. Adesso imposteremo un percorso, non quello che c'era prima. Percorso corrente, no? Andiamo su cerca. Come potete vedere, il menu ora è cambiato. Qui avete la possibilità di fare l'upgrade. L'upgrade costa 3,99 euro per un mese, 19,99 per un anno e 44,99 per 3 anni. Direi che il prezzo non è assolutamente niente male, perché comunque, come vi dicevo, vi segnala autovelox, vi dà le indicazioni sul traffico, vi dà i percorsi alternativi nel caso che ci sia una strada particolarmente intasata. Ora andiamo a fare il cerca, mettiamo un indirizzo, via, cos'è? SG Emiliani, stiamo facendo tutto in diretta, vabbè, mettiamo Emiliani. Emiliani. Via San Gerolamo, eccolo qui. Ok, facciamo guida. Volendo si può anche fare il tap and go. Potete anche addirittura andare a puntare sul dito, zoomare con la mappa in questo caso. Ad esempio, noi adesso abbiamo già impostato una destinazione, però se ad esempio non abbiamo possibilità di posteggiare, ci sono dei posteggi vicino, possiamo anche tappare sul posteggio direttamente per andarci. Ora vediamo come si comporta su strada. Ok, vediamo la navigazione. Ok, ora siamo in navigazione. Vediamo di mettere il telefono di modo che si possa vedere. 250 metri. Vai a destra alla rotonda, prima uscita, via Filippo Turati. Come potete vedere, di fianco abbiamo anche le varie indicazioni on the road, dove Vai a destra alla rotonda, prima uscita. ci segnala gli autovelox, ci segnala anche i rifornimenti. Devo dire che è molto preciso. Vai a destra alla rotonda, prima uscita, a 8:62, in direzione Gravellona Toce, poi tieni la sinistra. Ok, ora ci fa entrare in autostrada. Tieni la sinistra, poi prendi l'autostrada. Uscita più avanti, in direzione Castellanza. Ok, ci fa uscire, ci fa entrare, ci fa uscire l'uscita dopo. Diciamo che questo è il percorso più veloce. Tanto vi faccio vedere su strada. Scusate, sì. Ok. Possiamo vedere come funziona. Alla fine dei 250 km gratuiti potete decidere se fare l'upgrade con le cifre che vi ho detto prima, oppure fermarvi e non utilizzarlo fino al mese dopo. Ok, ora sta segnalando i vari speed cam. Tra 800 metri, prendi l'uscita in direzione Castellanza. Oppure, come vi dicevo, potete comunque non utilizzarlo fino al mese dopo, e il mese dopo avrete 75 km a disposizione. Direi che questa soluzione economica va bene per chi non fa moltissima strada. Prendi l'uscita. Ok, vedete l'assistente di corsia che è molto preciso, è fatto bene. Dicevo, questa qua è una soluzione che va bene per chi non fa molta strada, per cui potrebbe anche non necessitare dell'upgrade. Oppure, come stavamo dicendo ieri con i responsabili TomTom, cioè, ad esempio, se io devo andare, che ne so, a Genova, tranne gli speed cam e le informazioni sul traffico, che comunque possono Tra essere davvero 200 molto utili, metri, posso vai a anche sinistra decidere alla di rotonda, accendere terza il uscita, navigatore all'uscita di Genova. SB527, SB527, in direzione Castellanza. Però c'è da dire una Vai a cosa, sinistra che alla viste le rotonda, terza informazioni sul uscita. traffico e visto comunque che vengono date dei percorsi alternativi, se
se per caso in autostrada c'è un ingorgo, che ne so, che da 30 km, qualcosa del genere, e lui ci propone di uscire dall'autostrada per magari rientrare più avanti, dandoci la possibilità di non stare in autostrada 2 ore, insomma, direi che è una buonissima soluzione. Per cui direi che per la cifra di 44,99 per 3 anni, secondo me vale la pena, perché ripeto, tra 300 metri superate la rotonda, facciamo finire di parlare, prima uscita SS527 SB527 via Saronnese. Ok, dovete considerare che la versione precedente mi sembra costasse 69,99 superate la sola mappa la Italia, più 23,99 per il servizio del traffic e autovelox, si arrivava quasi a 100 euro. Con questa soluzione il programma è gratuito, potete scaricare le mappe di tutto il mondo, poi potete decidere di installarle, disinstallarle se non avete spazio sulla memoria, quindi è molto elastica la gestione, e inoltre alla fine per 3 anni pagate 44,99 con servizi, con servizio completo. Di conseguenza è comunque un risparmio rispetto alla versione precedente. Insomma, secondo me TomTom ha fatto una buona mossa. È vero che ci sono anche servizi di navigazione gratuiti, ma non vi danno tutto questo, non vi danno il traffico, gli autovelox e insomma le varie, diciamo, anche le mappe in 3D. Tutti gli altri sono, diciamo, servizi di navigazione trial, oppure che richiedono lo scarico delle mappe online mentre state navigando. Qui avete le mappe offline e, diciamo, sì, serve la connessione dati, ma la connessione dati che serve per scaricare il traffico online è davvero molto molto ridotta. Scusate, intanto c'è Lucio che sta facendo la strada, perché non sappiamo veramente dove stiamo andando, di conseguenza lo stiamo usando davvero come navigatore. Insomma, vabbè, avete visto come funziona su strada, ora è inutile che vi sto a far vedere oltre, vi ho spiegato un po' le varie feature. Secondo me è un servizio davvero molto interessante e una soluzione ottimale. Io adesso sinceramente lo testerò, ma è molto probabile che deciderò anche di acquistarlo, o perlomeno comincerò a utilizzarlo e vedrò un attimo, quando finirò i chilometri a mia disposizione, quale sarà la soluzione ottimale. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.